Come sono stati questi primi due weekend di affluenza? Diciamo che siamo contenti della gente, dei turisti che vengono a visitare la nostra città e speriamo sempre in meglio ora che si arriva, diciamo, nel periodo natalizio. Bilancio tutto sommato positivo per i mercatini natalizi di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento ad Arezzo, i primi che dal punto di vista geografico si incontrano salendo da Corso Italia. Questa è la parte bassa dei mercatini, che parlano più aretino, mi verrebbe da dire, però vedo che insomma i vostri prodotti sono apprezzati. Sì, 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 proviamo anche noi a, diciamo, invogliare la gente a venire a visitare anche Piazza San Jacopo, Piazza Risorgimento, perché insomma ci siamo anche noi e abbiamo tante cose da proporre alla gente. Non tanto bene come gli altri anni, devo dire la verità, perché vediamo sempre la differenza della piazza. Piazza Risorgimento è un po' più rispetto all'altra piazza, che c'è più passaggio, la gente venendo giù dal corso, anche i turisti la notano subito, trovi quella, ma non è continuativa. Noi vediamo molto molto meno gente. Quindi magari per l'anno prossimo un qualcosa che vi possa unire un po' di più? Sì, lo speriamo già da diversi anni. Noi siamo stati contenti l'anno scorso che un weekend abbiamo visto tanta gente entrare da via Guido Monaco. Sono entrati, non so se magari fermavano i pullman, però ecco, un weekend abbiamo lavorato benissimo perché sapevano che c'eravamo anche noi. Questa è un po' la strada per includere tutti, insomma, secondo lei? Sì, noi saremo molto contenti. Un weekend della città del Natale che in questo fine settimana convive anche con l'edizione della Fiera Antiquaria e immancabilmente anche con il maltempo che nella giornata, perlomeno del 3 di dicembre, dovrebbe allentare la morsa. Il boom delle presenze sarà nel Ponte dell'Immacolata. Avevamo messo in conto anche la possibilità di un Natale un pochino più sottotono rispetto agli anni precedenti. Ricorderete tutti che agosto non è stato un mese particolarmente florido per il turismo in Italia, per le vacanze, e quindi avevamo anche qualche timore sul fatto che l'agosto potesse ripresentarsi vestito da Babbo Natale. Ad ora non è così, le previsioni per i prossimi weekend, quindi per questo che viene e per il Ponte dell'Immacolata, sono ottime, anche lì siamo ai livelli dell'anno precedente, quindi al sold out, e diciamo che la fiducia è tanta.